Federico Nofri, c'è stata la sosta, 15 giorni di lavoro intenso con la squadra, c'è la trasferta di Trestina, l'Arezzo cerca continuità, come ci arriva la squadra? Sei soddisfatto del lavoro svolto finora? Abbiamo lavorato bene, io sono contento, l'ho detto alla squadra, ho visto molta applicazione, molta disponibilità da parte dei giocatori, quindi c'è da dare continuità come hai detto te, andiamo a giocare una partita su un campo difficile come quello di Trestina, però siamo consapevoli dei nostri mezzi, abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori, aspettiamo Federico Zaccanti che si sta riallenando da ieri pomeriggio e Mencarelli che forse tra un mese potrebbe essere disponibile. Quindi massimo rispetto nei confronti del Trestina, ma anche consapevolezza che noi possiamo fare risultato su qualsiasi campo. La formazione non l'hai voluta dare, quella ufficiale, anche se a giudicare dagli allenamenti di questa settimana, insomma, potrebbe starci la conferma di Dolci in porta. E anche se c'è nel ruolo di centrale, ti chiedo a proposito di questi due giocatori, cosa ha Dolci più di Casini in questo momento e perché Secci, ecco, lo vedi più da centrale che da esterno di difesa dove ha giocato finora? Ma Dolci, credo che non dobbiamo comunque sia andare a mettere in competizione questi due portieri, ok? Sono due portieri che si equivalgono secondo me, è stata fatta una scelta domenica per Dolci, ho già detto perché sulle palle alte forse ci poteva dare qualcosina in più perché ha caratteristiche diverse, però vediamo domani la scelta su cui ricadrà, al di là di chi giocherà domani, loro lo sanno, ci ho parlato, c'è cioè massima disponibilità da parte mia nei loro confronti, massima fiducia. E poi aspettiamo domani per sapere chi è in campo. E Secci credo che domenica abbia fatto una buona partita. Lo sto conoscendo da 3 settimane perché prima lo conoscevo solo da avversario, quindi non potevo comunque sia giudicare un giocatore se non lo alleni giornalmente. Credo che lui possa interpretare bene quel ruolo da centrale perché ci ha giocato anche quando era giovane. Quindi vediamo adesso, ripeto, abbiamo alcune situazioni dove abbiamo la doppia disponibilità e la stiamo valutando. E domani sicuramente più di 11 non possiamo andare in campo. Il Trestina ha 2 punti più dell'Arezzo, è una squadra che ha segnato molto e ha anche subito tanti gol. Ho visto in allenamento, hai anche stretto un po' il campo per ricreare le condizioni che l'Arezzo troverà domani. Alla luce di tutto questo, ecco, che partita ti aspetti? Ma il campo, come ho detto prima, veniva ad hoc perché è più stretto anche quello del nostro allenamento, quindi ci siamo allenati lì, ma ecco. Ci aspetta una partita, ripeto, dove una squadra è abituata per non retrocedere. Quindi loro hanno la mentalità giusta e sanno dall'inizio che devono soffrire fino alla fine, ok? Quindi noi dobbiamo interpretare bene la gara, non dobbiamo perdere i duelli uno contro uno perché a quel punto la partita sarebbe difficile. Dobbiamo cercare di sfruttare le nostre potenzialità offensive che sicuramente sotto l'aspetto tecnico possono darci qualcosa in più. Poi ripeto, dobbiamo aspettare domani perché è sempre il campo che ti dà una risposta definitiva. Però sono convinto che sotto quell'aspetto faremo una gran partita. Ti chiedo un'ultima cosa, ieri è stato l'anniversario, il nono anniversario della scomparsa di Lauro Minghelli, che è stato tuo compagno di squadra qua ad Arezzo nei 2 anni in cui hai giocato in Amaranto. Che ricordo hai di lui? Ho un ricordo solare, credo che Laura era un ragazzo, come ho già detto prima, molto educato, rispettoso. Che trasmetteva sempre molto entusiasmo dentro lo spogliatoio. Tutti gli volevano bene, era un ragazzo che si sapeva comportare, è stato ad Arezzo tanti anni, si era integrato bene anche con la città, quindi credo che quando riesci a integrarti in un posto nuovo, venendo da fuori, credo che tu abbia dei grandi meriti come persona, quindi ti sai comportare, ti sai relazionare con gli altri e il fatto che lui non ci sia più sicuramente. Ci dispiace perché al di là che quando viene a mancare una persona c'è sempre comunque sia un ricordo bellissimo, ma lui sicuramente è un ricordo che dobbiamo mantenere sempre perché se lo meritava.